Prima pregunta che una persona che inizia di zero, che si fa se, è ovviamente come che trabagliare, perché sappiamo che esistono vari metodi per fare sorvecci. E se metodo può essere metodo diretto o metodo indiretto. Un metodo indiretto è aquello che si fa in scalda base. E poi se no, attraverso di una calda base, che generalmente ci sono varie, ma che una calda, attraverso di una calda base, e poi se io faccio tutto il mio sapore, no? In quanto un metodo diretto, invece, è direttamente con una macchina che si fa cada sabò uma reseita, cada sabò uma reseita, e si fa tutta una misma macchina, ossia insieme a che se in basso e sfria. Un sorvecci entra por cima è pastorizzato, si apre una valvola, un sorvecci desce in basso e digamos che poi svira sorvecci. Ahí qual è la differenza? Che a oltre, ripeto, calda base, grandi quantitaggi di calda base, maturação da calda che normalmente in un sistema shock termico non si fa, no? Che è il sistema che è in cifrio. Qual è la differenza, grande differenza, perlomeno io personalmente, perché prefero un sistema diretto e non indiretto, se c'è un sistema shock termico. Mismo che una vez che você aprende bene a balanciare una resetta, pode usare os dois, o decidi os dois. Io prefero un sistema shock termico perché, come sempre fallo, è come costruire una casa, no? Una calda base praticamente quando si comincia con una calda base è come avere una casa precostruita. Mesmo che você fala, ma se io a Giannella acheria in altro lugar, no? Già sta pronta che la Giannella già sta là e você non può trocare. Quando se você cria attraverso un shock termico, invece você cria sua resetta secondo sua esigenzias. O seja, segundo como você quer. Ou podemos trabalhar também, conheço muitos colegas que trabalham, seja com um que com outro, ou seja, algumas receitas fazem com método direto, algumas receitas com método indireto. Por quê? Porque a calda base, em vez, digamos, o lado positivo da calda base é que velociza, não? Deixa o trabalho mais rápido. Por quê? Porque gran parte dei ingredienti già stanno misturati e so misturare poche cose. Quando si tengo che fare un sorvecci con un metodo diretto, tengo che pesare più di zero, è un metodo, specialmente se diciamo travagliamo un funzionario che dobbiamo ottenere un poco mais di cuidado perché è facile pesare un ingrediente per altro, è facile pesare un ingrediente mal pesato, è facile pesare un ingrediente due volte, o mismo ingrediente, perché Trocare o mesmo ingrediente com outro. trocca un ingrediente per altro, ma questo può accadere anche in una calda base, ossia se agenti o funzionario si descuida, può accadere so che in una calda base você gioca 60 kg, no, di calda, diciamo, no, in una resetta você gioca 4 kg. Ma stesso sempre può acontecer, e ripeto, un metodo a shock termico acontece, può acontecer mais vezes. Perché? Perché cada resetta sono molto pesadas, no? Cada vez temos que pesar varias vezes, então può acontecer che. Repito, a veces aconteceu comigo também, não? Várias vezes.